La concretezza è tutto nel calcio, lo ha dimostrato anche la partita tra Napoli e Milan. Non importa quanto sei, in questo momento poi non importa più quanto sei bello, ma è quello che raccoglie alla fine dei 95 minuti, quindi le partite, e questo è una cosa che io devo provo ad inculcare sempre alla squadra. Michele Mignani, allenatore del Bari, prende ad esempio lo spirito messo in campo in Champions League dal Milan di uno dei suoi maestri in panchina, Stefano Pioli, per spingere il Bari verso la trasferta in calendario domenica pomeriggio a Pisa. Di fronte ci sarà un avversario distante 11 punti dai 57 del Bari e vittorioso una sola volta nelle ultime 6 partite. Mignani però non si fida dell'ex compagno di squadra D'Angelo. Una sfida tra due squadre che hanno ambizione, tra due squadre che vogliono cercare di stare in alto, di fare punti, e tra due squadre che hanno dimostrato sia nella partita di andata che nelle ultime partite di essere due squadre competitive e forti. Considero il Pisa una delle squadre più forti del campionato, considero il Pisa, al di là della posizione attuale, una delle squadre che si giocherà la promozione attraverso i playoff con grandi possibilità. Non posso dimenticare che l'anno scorso la finale playoff è stata Pisa-Monza e non posso dimenticare tutto il lavoro che è stato fatto da mister D'Angelo in questi anni. Da definire il modulo, con Maiello ancora fuori dai giochi e Benali che non ha convinto contro il Como, davanti alla difesa potrebbe rivedersi Maita, da non escludere un passaggio dal 4-3-1-2 al 4-4-2 con Moracchioli dal primo minuto. Moracchioli è un giocatore che non avrebbe nessun tipo di problema a giocare dall'inizio, a patto che venga messo nelle condizioni di andare a giocare nella sua zona di comfort, e allo stesso tempo, se non dovesse giocare dall'inizio, è un giocatore che ti può dare un grosso contributo a partita in corso, come ha fatto in passato. Della girandola di opzioni fanno parte anche Botta e Bellomo. Mignani respinge però il dualismo per un posto. Non è detto che siano in competizione per un ruolo, perché possono giocare entrambi. Nell'ultima partita ho chiesto a Botta di fare un lavoro più di sacrificio e l'ha fatto, altre volte gli ho fatto fare la mezzala per avere una mezzala diversa, magari con più qualità piuttosto che con più forza, e Bellomo per me può fare tutto. SMS anche per il Genoa, che sarà impegnato sabato a Cittadella e oggi precede i biancorossi di 6 punti dal secondo posto. Il Genoa secondo me è una squadra che conferma il programma per cui era partito, è una squadra che ha giocatori forti, che viene da una retrocessione e che sicuramente ripartire dopo una retrocessione a livello ambientale può non essere facile, però anche è vero che poi la squadra era costruita per vincere il campionato. Il Bari lo metto più o meno come Frosinone, come un outsider.